Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi vediamo la divisione dei numeri relativi che già abbiamo visto la volta precedente, ma quando ci sono di mezzo le frazioni. Prima di proseguire metti un like se ti piace questo genere di contenuti e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Partiamo da questo esempio, meno 2 ventunesimi diviso meno 2 settimi. Il procedimento è uguale a quello visto nel video precedente. Sui numeri relativi, sulla divisione di numeri relativi, solo che qui abbiamo due frazioni. Allora iniziamo a sistemare il segno. Meno diviso meno, abbiamo detto che fa più. Se non te lo ricordi, vai a rivedere il video sulla moltiplicazione di frazioni. La regola dei segni funziona allo stesso modo. Dopodiché dovremo fare 2 ventunesimi diviso 2 settimi. Allora, con calma, apriamo la parentesi e scriviamo 2 ventunesimi diviso 2 settimi. Ora abbiamo la divisione tra due frazioni. Come si fa la divisione tra due frazioni? Il più lo riscriviamo, apriamo ancora la parentesi, si scrive la prima frazione, si mette un per e la seconda frazione diventa 7 mezzi. Ribalto, cambio numeratore con denominatore. Adesso vedo se posso semplificare. Se posso semplificare numeratore con denominatore di una stessa frazione o anche numeratore e denominatore di frazioni diverse, cioè in croce. Posso semplificare il 2 con il 2 dividendo entrambi per 2. E posso semplificare il 21 con il 7 dividendo entrambi per 7. Qua viene 1 e qua viene 3. Quindi il risultato sarà più, non dimentichiamoci il segno, 1 per 1, 1, 3 per 1, 3. Vediamo questo, più 5 quattordicesimi diviso meno 10 ventunesimi. Sistemiamo il segno, più diviso meno, meno. Apro la parentesi, 5 quattordicesimi diviso 10 ventunesimi. Quindi, segno meno, apro, 5 quattordicesimi per 21 decimi. Posso semplificare? Sì. Il 5 con il 10 divido entrambi per 5 e il 21 con il 14 divido entrambi per 7. E adesso risolvo meno, 1 per 3, 3, 2 per 2, 4. Il risultato è meno 3 quarti. Potrebbero anche essercene 3 così. Allora prima sistemiamo i segni. Meno diviso meno, più. Più diviso meno, meno. Adesso abbiamo 12 settimi. Diviso 60 undicesimi, diviso 44 venticinquesimi. Meno 12 settimi diviso 60 undicesimi diventa 12 settimi per 11 sessantesimi. Il risultato di questo dovrò poi dividerlo per 44 venticinquesimi, quindi posso subito fare per 25 quarantaquattresimi. E adesso semplifico se posso. Posso semplificare l'11 con il 44, dividendo entrambi per 11. 11 diviso 11, 1. 44 diviso 11, 4. Posso semplificare il 25 con il 60, dividendo tutto per 5. 25 diviso 5, 5. 60 diviso 5, 12. Posso semplificare il 12 con il 12, dividendo entrambi per 12. Basta, non posso semplificare più niente e quindi moltiplico. Segno meno, non dimentichiamocelo. 1 per 1, 1, 1 per 5, 5. 7 per 1, 7, 7 per 4, 28. Meno 5, 28esimi. Adesso prova tu a risolvere questi esercizi. Metti in pausa il video, prova a risolvere e tra un po' appariranno le soluzioni. Ecco i risultati, fammi sapere nei commenti se sei riuscito a risolvere questi esercizi. Ciao e alla prossima!